Aravati è una frazione di Mileto in Calabria, a 13 km da Vibo Valentia. Camminando per queste strade, anni fa, per la prima volta il piede di Natuzza Evolo sudò sangue. Il parroco preferirebbe non parlare della prodigiosa pecorella del suo gregge. Troppe interviste. Ecco la casa. Natuzza racconta. Ha 24 anni, è sposata con un falegname. Non ha conosciuto il padre, morto in America, lontano dalla madre perché non era buona. Dal giorno che sulla sua pelle, senza ferite, comparve il primo sangue, quanti fazzoletti disegnati spontaneamente in figure sacre da quel sangue. Non può allattare il suo secondo bambino perché l'essudazione le si manifesta dappertutto. Fenomeno vasomotorio che, dilatando i tessuti, fa uscire il rosso madore? Ma come spiegare allora in Natuzza il dono dell'ubiquità? Qui, alla presenza di giornalisti e testimoni, Natuzza Evolo dà la prova di realmente disegnare col sangue. Quelle gocciole scrivono anche parole che Natuzza, analfabeta, non saprebbe tracciare con le mani. Ingenui segni religiosi aprono, tra corone di stelle, la porta del paradiso.